close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. And we'll be right back.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. And stagione 2022-2023 TMR Group, dove i piloti delle categorie Pro, Master, Academy, Junior cercheranno di conquistare quel titolo che a detta di molti sembra inarrivabile. Ricordandomi nel dirvi grazie davvero per la fedeltà, nel seguirci sempre più numerosi, che ogni tramonto porta con sé sempre la promessa di una nuova alba. Spot and go, poi via, bando al romanticismo, inizia l'emozione, più chiama semplicemente Formula 1. Ci siamo lasciati in Spagna così, con Binky, che da fenomeno chiude davanti a Wave, il leader del mondiale, per soli 6 decimi e 66 millesimi. Quali fondamentali qui a Monaco, la pista del campione, non puoi permetterti di sbagliare, perché se commetti un singolo errore ti può costare caro. Sbagliare sì è umano, ma sopravvivere qui a Monaco da impeccabile è leggenda. Buonasera e benvenute al Gran Premio di Monaco, categoria Master. Sono in compagnia di Matteo Bacco. Un saluto a tutti, un ringraziamento speciale a questa intro del maestro Shifu oggi. Ciao, ciao Matteo. Ciao Matteo, si arriva al maestro Shifu per una pista complicata, ma per affrontarla bisogna essere tranquilli. E non che più il maestro Shifu poteva darci una mano per affrontare questa gara che potrà essere importante, ma soprattutto molto difficile. Intanto in sovrappressione arriva la lineup di tutti i piloti delle scuderie. Lasciamo scorrere in sovrappressione qui tutti i piloti. Qui adesso non ci siamo tutti, siamo in 16 su 20. Ma intanto che si lanciano possiamo vedere tutti i 20 piloti che compongono la categoria. Non è un ordine di classifica, ma è soltanto un ordine casuale di scuderia. Sai, intanto chi sarà il Kung Fu Panda della serata? Esatto. Chi sarà il Kung Fu Panda della serata? Vedete. È una domanda o è... No, è una domanda, è una domanda. È una domanda. Ma allora,
vedendo le gare anche di ieri, non ha vinto il primo in classifica. Quindi questo è già un dato, okay, di fatto. Quindi vedendo le precedenti gare, Wave non non dovrebbe vincere. Tanto io, ragazzi, proprio dei dati, Wave non lo vedo. Ah, ecco perché. Ecco perché. Wave non c'è o arriva dopo? Io non allora, so se Wave allora entra in gara. Le mie statistiche. Le mie statistiche. Tu non sbagli. Non sbagli, tanto Firefox fa segnare il giro veloce 12-0. Lo abbassa subito già con 11-2. Wave, il campione del mondo, per ora non c'è. Potrebbe offrire al secondo e al terzo un'occasione importante di lotta per recuperare il vantaggio. Però devi farlo a Monaco, in una pista dove si sbagli non puoi rimediare. Intanto Salvo 16 si mette subito lì su tempi abbastanza competitivi. Non ti ho fatto la domanda di rito, l'ho saltata perché non ci siamo più sentiti ormai in telecronache. Ti piace questa pista da guidare? Perché da vedere non te lo chiedo neanche. Allora, secondo me è una bella pista storica, bella pista con auto di una certa dimensione. Con queste auto qui sfido chiunque a dire che è bello da guidare. Potrebbe essere bello il giro secco, il giro in prova a tempo forse sì, la gara da guidare bella non credo qualcuno possa definire bella da guidare questa gara, e io non sono di certo per quello. No, concordo con te, una gara di, possiamo dire, sopravvivenza, nel senso che è una gara dove non puoi spingere al limite, sì, esatto. E se spingi al limite devi essere consapevole che in un minimo errore lo paghi. E vedremo chi spingerà di più. Intanto Solda si lancia con la gomma gialla e scoda l'uscita di curva 1. Quasi la mette nel muro. Intanto i tempi sono sempre 10-6. Che è già un bel tempo, è già un bel tempo. È già un bel tempo, 10-6. Che rischiamo di arrivare su un 9. E vediamo se riusciamo ad arrivare su un 9, che non so se è stato raggiunto dai ragazzi nelle altre categorie, perché non ho visto. Ieri sera in Pro 2 e in A2 no, e quindi eravamo sull'11 basso, quindi già battuto il tempo della, già battuto. Della Pro 2 di Io ieri ero a conoscenza dei tempi di Le Kang, che però non ha potuto disputare la qualifica sul asciutto perché c'è stata una qualifica un po' complicata con metà qualifica, perché poi siamo crashati tutti, però qualifica bagnata, e aveva un teorico, mi ha detto 9-2. Mamma mia. Vedi, intanto 9-2. Salutiamo la chat, Katta, che non abbiamo ancora salutato. Compito mio questo, quindi vai, te sei esente da scuse. Salutiamo tutti, che è arrivato anche Bubulino, che ieri sera ha trovato un bel pertugio durante la diretta. Tanto è crashato Mitra. Salutiamo Vale Pippo. Crashato Mitra, vado subito a rinvitarlo. Tanto subito vediamo, 10-6 ancora il tempo da battere. C'è Ranger che si è lanciato, ma si peggiora di 2 decimi. Affronta la chicane del Porto adesso. Esce bene, andiamo a vedere con lui. Tabaccaio arriva alle piscine. Vediamo se va in box o la continuerà Scas. Ultima curva ora. Dovrebbe essere un tempo alto. È un tempo alto, sì, è un tempo alto. Non stava spingendo, tanto c'è Lollo. Andiamo con lui perché si lancia adesso e vediamo con lui il giro on board, con lui andiamo. Fronta curva 1 addirittura in seconda, perché ha frenato veramente tardi. La fronte in seconda per cercare di frenare il più possibile la macchina. Taglia bene il punto di corda. Adesso va su verso il casino. Quarta marcia, primo settore. Vediamo se lo illumina. È Foxia, 18.586, sotto di un decimo. Tanto c'è una Aston Martin che si mette lì nel muro e arriva pure in folle Lollo per fermare la macchina. Non poteva mettersi da nessun'altra parte. Ha fatto bene a spostarsi, ma Lollo è stato sfortunato ad aver trovato la Aston Martin in un punto dove non puoi andare
da nessuna parte, affronta la chicane del Porto Ura. In prima, seconda in uscita. Arriva il tabaccaio. Vediamo se ancora Foxia. Non lo è, ma è sotto di 3 decimi. Arriva un po' lungo qui alla chicane del Porto. Alla chicane del Porto, alle piscine. Rascasso ora. Prima marcia, ultima curva. Il tempo da battere, quello di Salvo, che adesso viene battuto da Binky. 10.438, il tempo da battere, quello su compagno di squadra. 10.6. Si mette secondo. Per ora 1-2 McLaren. 1-2 McLaren. McLaren in formissima. McLaren in formissima. La terza e la quarta posizione nella classifica piloti. E riduce anche da una gara buona. Posizione. Reduce da una gara buona, sì, Binky ha vinto la scorsa gara in Spagna. E dalla regia ci comunicano che in sovrimpressione, in basso a destra nel maxi schermo, c'è sta uno sponsor, una pubblicità che facciamo a un canale Twitch amico, Max Bob. Che insomma, è un ragazzo che porta anche FIFA, poi non so bene quali altri giochi. Io ho visto principalmente giocare a FIFA ultimamente, quindi comunque se siete interessati anche per siete appassionati di calcio, di FIFA, se volete passare parlando di calcio, passiamo da lui e prossimamente arriveranno le telecronache del sottoscritto che si trasformerà in Lilia Dani, perché il calcio è differente. Ci siamo! Ci siamo calcio per con la F. Fine qualifica, calcio con la F, sicuramente. E parlando di adesso. FIFA, si parla di football. Scusa, e football. Scusa, io avevo visto calcio, sono ignorante sui giochi così. Tanto solda! Suona la campanella! 1-10, 153, sotto di 3 decimi al tempo di Binky. E questo è un gran tempo. 10-1, ma sta arrivando anche Salvo, che dovrebbe chiudere il giro. 1-5, 1-6, 1-7, va su. Ultima curva, 10-3. Però con taglio. Se non sbaglio, io lo vedo ancora quinto, sì, con taglio. Vediamo che sono ci ha lanciato. Carta di Costante. Costante che ha appena fatto il primo settore in 18-6, che è ultimo, ma ricordiamo è buono 18-6, E quando ha corso ha sempre fatto ottime gare. Vediamo Costant a podio. Sì, prende molto bene. Prende molto bene la curva dove Perez ha causato la bandiera rossa. Arriva adesso la chicane del Porto con la sua Red Bull. Prende molto bene la corda. Esce Scuda. Tempo del centrale. Vediamo se è comunque buono, perché il primo settore era buono. 52.4 mi dà un Foxia nel settore centrale. Tocca la chicane, tocca il muro. Si gira tanto da Williams davanti a lui. Intanto credo sia quella di Mitra. Adesso Mitra. Ultima curva. 1-6-7. Affronta l'ultima curva. Il tempo da battere con di soldo. 1-10-153. 1-10-976. Ma sa dove può migliorare nell'ultimo settore. Gran tanto peccato anche di Salvo. Perdone, che anche Salvo che stava abbassando il suo tempo, ma ha preso taglio. Sì. Tanto 6 minuti e 28. Fatidica domanda come sempre, intanto che stanno lanciando sondaggione. 4 nomi. Nei primi 4 io ti do un Binky in pool con Solda, Lollo e Salvo. E quanti altri nomi dobbiamo dare? Bobo, da quanto facciamo questo sondaggione? Un altro? Allora, nonostante un po' più arretrato, io metto comunque Ghost Hunt. Ghost Hunt? Volevo mettere anche Toxic, ma non ho visto il suo giro, quindi non so se può ancora migliorare, ma io non l'ho visto. È un grande passo avanti di Giovanni. Lollo. E Lollo nel sondaggio. Tanto si è lanciato Binky che va 18-8 dal primo settore, 2 decimi più lento di Ghost Hunt per esempio. Ghost Hunt però ha perso tanto tempo nell'ultimo settore. Affronta la chicane del Porto, Giacomo! La pianta al casino e quindi partirà nono
se non in posizioni peggiori. Settore centrale di Binky 52-4 Foxia, ai livelli del tempo di Gostat, ma ha preso una piscina incredibile, ma adesso va un po' lunga la rascassa e decide di andare in box, abortisce perché sa che ha perso un po' di tempo all'ultima curva e quindi va in box. Tanto sondaggio anche... fuori. Andate a votare. Anche Lollo ha abortito il giro dopo il tunnel. Vediamo se si rilancia. Kinker ha tagliato il traguardo, ma ha abbassato di poco. Adesso Nuzzo taglia in decima posizione 11-2. Quindi 11 prende 2, la vediamo la se va in box. Va in box anche Lollo. Vanno in box entrambe le McLaren. 4 minuti e 30 alla fine. Vediamo, perché Binky era sotto di un po' di decimi, ma ha sbagliato la rascassa, ha preferito andare in box perché è convinto di avere un altro treno e un'altra possibilità. Stessa cosa Lollo, che ha preso taglio, pensavo si rilanciasse, ma ha preferito anche lui andare in box per tenersi uno degli ultimi tentativi. Sta uscendo una Red Bull che è quella di Solda, che per ora è in pole position nel Gran Premio di Monaco, uno dei Gran Premi più importanti, più famosi, dove se parti primo superare è difficile e completi il 50% del lavoro. Vediamo se riesce a portare a termine questa prima metà con la sua Red Bull. Simone taglia il traguardo in settima posizione, 10-8 con un 10-8 molto buono. Non che so buono. Se ha tanto si gira nel mentre passa Gostant, no, mentre passa Solda si gira. Tanto Solda è favorito nel sondaggio, a 4 decimi di vantaggio, anzi 3 decimi di vantaggio su Binky, favorito. E allora noi seguiamo prima il giro di Gostant. Ha vinto con 39 voti. Non 39 so come... voti. Non so come sia possibile. La chat è molto attiva stasera. Con 28 spettatori, 39 voti. Diciamo che il mago Bobo strano, fa un po' però... di magia. Intanto Gostant sale su dopo la santa devota, quinta marcia. Ha solo un tentativo Gostant e vediamo se riesce a mettersi lì. Primo settore Foxia 18.604, 2 decimi più veloce del primo settore di Binky. Per esempio arriva al tornantino, lo prende in prima, tiene la prima, va in seconda adesso. Salvo 18.5 prima. 18.5 Fuxia. Si migliora il tempo di Gostant. E vediamo Solda quanto chiude il primo settore per esattezza. Vediamo se va sul 18.4. 18.9, perde 4 decimi, ma si rilancerà. Seguiamo ancora Gostant, che sta affrontando la chicane del porto. Appena fatta, arriva sul tabaccaio ora. Mamma mia, cazzo. 52.0. 52.0. Scoda un po' Gostant, un pelino lento qui, affronta la rascassa ora. Arriva, tanto salvo, 1.10.0, ma sta arrivando Gostant, 1.10.268, si mette terzo, appena dentro il suo compagno di squadra, che vediamo se si migliora. No, si deve rilanciare. Salvo ha fatto pole position, 1.10.069 per ora. Vediamo se risponde qualcuno, si è lanciato Binky, si lancia Lollo adesso. È tutto ancora aperto perché Solda si deve rilanciare. Il più veloce dovrebbe essere il più vicino a Binky, che nel primo settore fa 18.7, sotto di 140 millesimi, ma è lontano dal tempo di Salvo, che vediamo se è lì davanti. È lì davanti Salvo. Salvo è davanti a Binky, vediamo se gli può dare fastidio. Si sposta qui, si sposta bene, correttamente. Sta arrivando Binky, che adesso passa sotto il tunnel a caccia di un solo obiettivo, la pole, con Lollo che nel primo settore credo si sia migliorato. Lungo Binky, Binky l'ha presa veramente veramente veloce, non so se ha tagliato o meno, ma comunque è 52.2 ed è 2 decimi più lento di Gostant, ma qui prende meglio le piscine. Arriva la rascassa ora, ha sbagliato prima, la prende un po' meglio, affronta l'ultima curva ora. Il tempo da battere 10.069 di Salvo con la sua McLaren, 1.9, 1.10, 206, terzo. Arriva Lollo, arriva Lollo, 52.1, 9.
10-10-5, può bastare così. Sta arrivando Dade che si peggiora. Sta arrivando Soda che si peggiora. Ma c'è ancora il tempo per rilanciarsi? C'è ancora il tempo perché sì, Salvo si è rilanciato. Secondi. Salvo si è rilanciato perché pensa che ci sia ancora un po' di margine. Anche Soda si è rilanciato. Binky perde 2 decimi. Lollo, niente da fare. C'è Simone lanciato, ma io vado ancora su Salvo perché vediamo se si migliora. Mi dà un Fux nel primo settore. Si gira sul cordolo. Al tornantino. Era un fucsia nel primo settore. Ora non va più. Scoda la Red Bull di Solda che passa intanto. Mentre Binky paga 2 decimi. Niente da fare per lui. Vai box. Oh, vai box. È arrabbiato. Gesto di stizza. Addirittura la sbatte la sua McLaren nel muro. Si ritira Binky. Partirà terzo. Salvo taglia la chicane perché non c'è più nulla da fare. Settore centrale 52-4. Solda che si peggiora. Si peggiora ma è lento. Aspettiamo che tutti taglino il traguardo. Anche Simone sbaglia. Si accoda dietro alla Mercedes di Salvo. Mercedes leader del mondiale. Non fate casino ragazzi. Intanto c'è traffico qui. Finisce qui. Allora andiamo on board. Per il pullman. Tiemere Salvo. È pole position. Pole position per il pilota Mercedes che partirà dal primo gradino e dalla prima posizione in griglia nel Gran Premio di Monaco. Ha completato metà dell'opera, ora non resta solo che terminarla. Anche Solda secondo e Binky terzo, ottima prestazione di tutti. Ottimi tempi comunque. Sì. Penso dispiaccia anche a loro non essere arrivati sul 9, ma comunque 10-0 Salvo che è arrivato molto vicino, penso. Può darsi che basti, sicuramente che sì, sicuramente avevano il 9 anche nelle simulazioni. Comunque, andiamo a ricapitolare quello che è l'ordine del Gran Premio di della pole position, della qualifica del Gran Premio di Monaco. Salvo in pole per 84 millesimi, Solda in prima fila, Binky Ghost Hunt, buona qualifica, seconda fila, 10-2 si migliora alla fine. Dade Lollo, Toxic Simone, Pinchera Ranger i primi 10, Giacomo undicesimo schiantato al casino, Nuzzo Firefox, Mitra Turbo e Del Capra. Spot and go e poi la gara. Ci siamo ragazzi, siamo tornati in attesa del giro di formazione, in attesa del Gran Premio di Monaco. Meteo limpido per ora, adesso vediamo se ci arrivano informazioni riguardanti il meteo, se riusciamo a capire se sarà tutto asciutto o ci sarà una sorpresa verso fine gara, questo non lo possiamo sapere. Aspettiamo che vedendo il tempo mi sembra
tutto Speria. Molto sereno. Nel frattempo riscorre in live sullo schermo la lineup, che ricordiamo non è la classifica di partenza, non è la griglia di partenza, ma è una griglia fittizia con tutti i piloti, tutti e 20 i piloti della categoria, in cui ci sono dei piloti con il casco, che sono delle sorprese che magari con ci saranno casco. Nelle prossime settimane. Esatto, prossime settimane arriveranno nuovi piloti sorpresi. Ci arrivano tante voci, dico solo che si tratta di un pilota descritto da tutti molto forte. E dico solo questo, 5 secondi al giro di formazione, se Matteo si è ricordato di metterlo. E ci siamo, di sì. Giro di formazione, speriamo di sì. Siamo di sì, giro di formazione, sì. C'è il giro di formazione. Bravo, scelta Matteo. Delle gomme, vediamo subito perché è molto importante capire con che gomma partono tutti. Tutti gomma gialla, Ranger gomma bianca. E anche Nuzzo, la solita Alfa Tauri, i soliti Ranger e Nuzzo che si differenziano nella strategia e molto spesso gli dice bene. Gli dice bene, insomma, perché hanno gomma nuova e vogliono superare. Ma siamo a Monaco. Sì, ma non si sa mai per queste cose. Magari non hanno, sanno di non avere il tempo, il passo dei piloti davanti. E quindi vogliono provare qualcosa di diverso. Sì. Tentano qualcosa di diverso, sì, nonostante. Nonostante sia molto salvo, difficile. Scalda tantissimo le gomme. E quasi slitta, e quasi la mette nel muro. 39 giri, tutti da gustare, 39 giri mozzafiato, 39 giri al limite, dove non puoi permetterti di baciare un muro, perché la gara attenzione, potrebbe finire lì. Attenzione Catta, perché da telemetria risulta, vediamo se adesso quando arrivano in griglia si resetta, risulta che Ghost Hunt è partito con tanta benzina in più degli altri. Vediamo se magari vediamo un errore se durante... Se è tanto Toxic è crashato, se riesce a invitarlo e... Intanto vediamo se in caso si è dimenticato di togliere la benzina e quindi ha più 3. Oppure una scelta così, vediamo, perché magari pensa che si consumi tanto. Un errore sì. Adesso della telemetria, dato che sono nel giro di formazione. Toxic qualificato intanto, speriamo che possa prendere parte alla gara. Si mette molto storto Solda. Si mette molto storto Solda verso Salvo. Salvo si mette dritto, perché la curva arriva dritto a lui. Binky si mette appena dietro Solda, però dritto. Ma Solda è molto molto storto verso la Mercedes di Salvo. Tanto semaforo, bandiera verde, semafore. 1, 2, 3, 4, 5. Lo spegnimento, il via del Gran Premio di Monaco che parte. Parte adesso, è partito bene il Gran Premio di Monaco. Lo vediamo subito con Solda che cerca di attaccare Salvo. Arrivano verso curva 1 così, con Binky che si deve difendere su Ghost Hunt, che è molto carico. Vanno verso il casino insieme, con Ghost Hunt che si prende la posizione su Binky. Addirittura Binky perde una posizione. Ghost Hunt da quarto passa a terzo, e quindi seconda e terza la Red Bull. Salvo deve scappare via. Non so se ci sono stati problemi dietro. Puoi confermare, Matteo? No, nessun problema. Partite male le due Alfa Tauri, che hanno perso la posizione in virtù della gomma bianca in partenza. Tanto Salvo cerca di andare via. Già un secondo a Solda. Ma Solda vuole dare un secondo a Ghost Hunt. E così viceversa. E così via via. C'è Simone che ha 3 decimi da Binky. Però 3 decimi è relativo, perché siamo a Monaco, siamo tutti incollati. Ma qui non si può superare. Qui non si può superare. Salvo ha provato lo scatto, ce l'ha avuto, si è messo storto Solda per cercare di stare più vicino possibile alla Mercedes. Ha difeso poi l'interno e ricresciato Toxic, ma non so se possiamo rinvitare un'altra volta. E purtroppo no, ma è squalificato. È squalificato. Addirittura nel giro di formazione è stato squalificato.
non so cosa è successo. Io l'ho invitato, ho visto che era rientrato nell'aria. E intanto, per parlare della partenza di Ghost Hunt, partito meglio di Binky, si è fatto tutto l'esterno di curva 1 e poi su al casino si è preso una posizione preziosissima. Si è preso la posizione, se abbiamo un replay in regia possiamo mandarlo. La partenza di Ghost Hunt che arriva ruota a ruota con Binky a curva 1, esce meglio, aziona l'ERS e si prende la terza posizione, che ora vale 15 punti ed è un podio. Vediamo i distacchi adesso sui decimi. È la prima gara dove i distacchi comunque rimangono abbastanza vicini tra un pilota e l'altro. Già si erano visti nelle altre gare, nelle due gare di ieri, gli stacchi già dopo il terzo giro, quarto giro, già nessuno era più sotto DRS. È vero. E sono tutti riattaccati, vuol dire che il passo è lì, sono tutti lì. E quindi è molto molto bello poter vedere tutti i piloti attaccati, tutti hanno quasi lo stesso passo, quindi renderà la gara importante, renderà la gara divertente da vedere. Sì, partenza super di Simone di Mitra, con Simone che sembra stia facendo un pelino di tappo su Lollo, che aveva il tempo in qualifica del suo compagno di squadra, ma adesso stanno perdendo qualcosina. Ora si stanno riavvicinando in virtù di qualche errore di Binky davanti, presumo, però vediamo se riescono a recuperare il gruppone davanti. Intanto salvo un secondo e due, e Solda ha preso 2 secondi di vantaggio su Ghost Hunt. I distacchi dei primi sono sempre lì sopra, seconda parte Binky, che deve riguadagnarsi quel podio che ha perso in partenza, con una partenza stupenda del pilota Red Bull. Salvo giro veloce, 1:13:03. Vediamo se risponde Binky. No, non risponde Binky perché è con il tappo di Ghost Hunt. Ha il tappo dietro di Ghost Hunt. Dietro c'è un gruppo che si è formato da Simone fino a Mitra, quindi date finché era gioco e Mitra hanno raggiunto Lollo, quindi effettivamente Simone sta facendo un po' da tappo, ha perso un secondo. Guarda come sono tutti lì rispetto a Binky. Guarda come sono tutti lì incollati, tutti sotto il secondo. Simone con Lollo, Lollo con Dade con Pinchera, Pinchera con Giaco e Giaco con Mitra, tutti sotto il secondo. Adesso arriva anche anche Firefox, anche il presidente sotto il secondo di Mitra. Adesso torna un po' su, ma è comunque lì a un secondo e uno per lottare per la zona punti, un punto importante, ma soprattutto darebbe stimolo al grande presidente per far capire che c'è anche lui, è vivo anche lui in una pista come Monaco, quindi dove tutto può accadere. Attenzione davanti. Intanto Giacomo l'ha persa da Ade, si gira ancora e quindi vediamo se il presidente riesce a prendersi la posizione. Apre il DRS adesso Firefox, ma non ce n'ha, perché Dade è ancora un po' vicino, è ancora un po' lontano. Tanto guarda costante penalità, mentre si difende da Binky a 3 decimi, è incollato, ormai può disegnare il posteriore della Red Bull. Binky sta cercando in tutti i modi di passarlo alla metà dell'ERS di Ghost Hunt, che non lo sta usando. E è critica la situazione di Binky, perché Binky così facendo sta perdendo tantissimo tempo che potrebbe recuperare su Solda e Salvo, perché secondo me ha molto più passo sia di Ghost Hunt, ma anche più passo dei primi due, come si è dimostrato in Spagna. È critica la situazione per entrambe le McLaren, si è presentata davanti la stessa situazione, la stessa gara per entrambi, quindi
Guarda adesso Lollo Simone che l'ha tamponato per quanto è più veloce. È vicino, lo tampona ancora, lo tampona ancora, si fa vedere, fa sentire che lì dietro apre l'ERS, apre il DRS, adesso lo punta, gli concede l'interno, certo. Se lo prende di forza, vanno verso la Santa Devota, resiste all'esterno, cade all'interno, cade su, diventa esterno, lo può fare quel casino, lo può fare all'esterno, aspetta. Perché non vuole rischiare. Ne può approfittare qui. Può andare dentro qui. Vuole andare dentro. Lo tocca. Lo accompagna al muro. Adesso all'esterno il tornatino. Si può fare in due il tornatino all'esterno. Che cosa si è preso Lollo all'esterno. Il sorpasso per ora del Gran Premio. Il primo sorpasso. Spettacolare Matteo, all'esterno del tornantino. E adesso deve andare a prendere il suo compagno di squadra. Non ci credevo, già ero pronto a sentire le urla in chat. Ma non... Sì, se c'è il replay volentieri lo rimettiamo. Se c'è il replay lo rivediamo. Mentre... È bravissimo anche Simone, eh. Sì, okay, Simone ha dato tantissimo spazio, è stato molto bravo e... Sì, anche troppo, però comunque bravo. Sì, intanto Binky ha preso un secondo e urla costante, forse un contatto, forse ha preso un po' di distacco perché tanto sa che è impossibile rimanere incollato. Comunque Lollo, appena visto il replay, ti ho appena detto qui si può fare perché il tornantino in due si può fare, l'ho visto io di persona con la mia esperienza, tanto costante, scoda e tocca il muro. Il tornantino in due si può fare all'esterno e all'interno, l'esterno è una traiettoria migliore perché esce più veloce dalla curva. L'ha sfruttato Lollo e si è preso un sorpasso clamoroso al giro 6 su 39. Vediamo se adesso ha il passo per andare a prendere il suo compagno. Esatto, per arrivare a Binky, vediamo quindi se Costanza sta effettivamente facendo da tappo rispetto al duo McLaren oppure Binky sta semplicemente sfruttando più Hertz rispetto al pilota Red Bull e avevano il passo per stare lì in terza quarta posizione. I primi due ormai hanno allungato, c'è cioè un distacco enorme, 6 secondi e mezzo, i primi due al terzo, quindi complimenti già per adesso. La chat è impazzita comunque con questo. Dai, impazzito! Solo in pochi sanno passare a Monaco, scrivo. Hai ragione, e Lollo è uno di loro. Binky sta impazzendo la chat, sta sbanzendo anche Binky che è arrivato a 1,5 decimi, ma non riesce a superare. Adesso si avvicina tantissimo, ci può provare qui dentro, no aspetta, ma è andato lungo Ghost Hunt, lo tocca Binky, sa che non può passare, prende la traiettoria esterna per avere un'uscita migliore, ma non ce la fa perché Ghost Hunt protegge benissimo la pista, si mette in mezzo e non lascia passare per niente. Il pilota McLaren ha perso un secondo da Lollo che inizia a farsi sentire. Lollo sta recuperando piano piano con Pinker e Simone che fanno una molla. Simone allunga sopra il secondo, Pinker ritorna sotto il secondo. Lo stesso con Giacomo, si sta un po' aprendo questo gruppetto. E speriamo rimangano invece tutti vicini. E tu tocca il muro, ha toccato il muro costante. Adesso diventa Ghost, sul serio. Apre il DRS Binky. Aziona l'ERS, ma a 5 di ERS. A 5 di ERS Binky. Costante ne ha 46. Non riesce il pilota McLaren. Potrebbe provare un undercut, ma la gomma bianca perderebbe tantissimo. Intanto guarda Solda quanto distacco su Ghost Hunt, 9 secondi e 2, è colatissimo, scoda Binky, quasi la mette nel muro! Sta andando veramente piano per Binky Ghost Hunt. E Lollo ha 2 secondi e mezzo. Lollo e poi ha lì... preso un secondo e due. Lì c'è il problema anche del pit stop, se i due piloti McLaren sono vicini. Chi entra prima, chi entra dopo, anche lì bisogna Ne ho la più pallida idea, non vorrei essere nella loro situazione. Perché Binky sta... ha tagliato Ghost, vediamo se ha preso un avvertimento sicuro perché ha tagliato completamente la chicane del porto. Arrivano al tabaccaio, mamma mia quanto rischia sia Ghost Hunt che Binky che stanno spingendo al limite.
Chicane delle piscine, è vicino, è vicino, è vicino. Lo spinge costante. Vediamo se c'è un contatto. Si toccano, si toccano. E vai box Binky, vai box Binky, perché ha rotto l'ala. E qui da mandare in commissione gara, perché Gostant ha frenato molto presto. Lollo è arrivato tardi in frenata. Binky è arrivato tardi in frenata. Ha colpito il pilota Red Bull, che adesso si trova dietro un altro pilota McLaren, e non credo sarà molto contento, perché è Lollo. Almeno però diciamo che si sono levati il problema di clienti. Esatto, esatto, si è levato prima dei box. Mamma mia, Lollo, dove vai? Tanto replay del sorpasso. Gostante crashato. Ho abbandonato la sessione. E guarda Lollo come si prende con tranquillità il podio. Lollo adesso sul podio con Gostante che è crashato con la sua Red Bull. Vediamo se Simone riesce ad approfittarne e mettersi vicino o addirittura superare il pilota Red Bull. Sì, lo supera, lo supera, lo supera. Come? Sta arrivando anche Pinchiera, sta arrivando anche Giacco, stanno arrivando bandiera tutti. Bandiera gialla. Bandiera gialla settore 2, ma è per il bot, Matteo. No, o è Pinco e Turbo. Penso Turbo abbia perso qualcosina, perché procede lentamente, senza ala, sì, Turbo amore. Turbo ha perso l'ala, sì, settore 2. Perso l'ala, vediamo Simone. Simone, 13 da costante. Simone attacca il bot, si prende la posizione. Simone in P4. Simone in P4, non ancora. Ancora no. Vanno su al casino, e vanno su verso il casino. Costante nell'area, vediamo se risponde. Si prende la posizione adesso, se la prende adesso. Vediamo quanti riescono a prendere subito la posizione. Quanti sono. C'è furbi. Pinchiera, vediamo Pinchiera, c'è vediamo poco Pinchiera. Tempo per Pinchiera. Entra. Speriamo non riprende qua la macchina se Costante, perché sarebbe molto difficile. Anche Giacomo prende la posizione, è sfortunato qui. Vediamo se Gostante, vediamo dove la prende Gostante la posizione. Non l'ha ancora presa. Penso qui. Vediamo se non c'è lo stesso bug di Toxic, perché mi ha scritto, gli ho parlato, non gli faceva riprendere la macchina e il possesso della macchina, quindi vediamo se riesce Gostante dalla. Non l'ha ancora presa. Non riesce, se esce dalla lobby lo posso reinvitare. Ha preso il controllo, okay, ha preso il controllo adesso. L'ha presa adesso. Solda penalità. 3 secondi, ma adesso ne ha 16 di distacco da Lollo. E quindi è tranquillo. Ne ha virtualmente 13 liberi. Simone, 5 secondi nella corsia dei box. E questi sono pesanti. Perché sono pesanti a fine gara per i distacchi. Dovrebbe spingere. Abbiamo visto che ha fatto tappo su quelli dietro prima. Quindi deve avere un grande passo con gomma hard. Per fare 17 giri, anzi 27 giri. E guarda però, ancora. Guarda però, davanti a Gostante e Simone c'è Mitra, che al momento aveva un passo più lento dei piloti. Con Binky che esce, aspetta, momento. Binky esce davanti a Gostante. Ma dietro a Mitra. Mitra con gomma hard, è vicinissimo Binky. Deve provare qui, ma non ne ha. Va dentro! Dentro Binky! Con Mitra che fa le spalle larghe. Vediamo. Binky si prende la posizione. È andato dentro subito. Si tocca con Mitra. Si toccano in due. Vanno contro il muro entrambi. E qui ci sarà da discutere a fine gara. E qui ci sarà una squalifica probabilmente, noi vedremo. Non so per chi va dentro Mitra su Simone. Mitra l'ha rotta, tutto rotto, andrà in box a cambiare presumo. Sì, entrambi. Anche Simone ha rotto qualcosa, non credo. Gostante ha rotto qualcosa, mi sa di... Ha rotto tutta la Gostante. Anche lui deve andare in box. Va in box il pilota Red Bull. Mitra e si continuano a toccare loro due. Si continuano a toccare, non si cercano, si cercano sempre. Fanno i box entrambi. Vediamo chi si ritira e oppure se continuano. Binky continua. Sto per la frustrazione, l'ho visti molto agitati i due, no? Vediamo se si ricercano ancora. Con il presidente in sesta posizione, carta. Il presidente in sesta posizione.
e è in vera sesta posizione a parte Giacomo e Simone. Però se Firefox il presidente riesce a rimanere lì in sesta posizione, potrebbe veramente fare un'ottima ottima gara. Mitra si gira nel contatto con Binky, se non ho visto male. Non ho visto, o si è girato da solo. E nel frattempo ci chiedono un sondaggio in chat per chi vince la gara. Direi di aspettare la prima tornata in box di tutti quanti, così poi Mitra si ritira. Si ritira dove? Si è ritirato a curva 1, che ci passa Salvo, se non sbaglio. No, non ci passa Salvo, ci passa Simone a curva 1. Vediamo se c'è la macchina. Non c'è più la macchina di non c'è più la macchina di Mitra, che si è ritirato nel contatto con Binky. Vediamo se ci sarà da discutere eventualmente. Simone all'esterno di Giacco. Oh, all'esterno di chi? All'esterno di... penso sia la macchina di Mitra che... ah, di Mitra. Alla macchina di Mitra si è ritirato in pista. Si ritira in pista, evidentemente sì. Forse si era incastrato, è successo anche Se si è incastrato, allora poi si va a ritirare. Sì, si è incastrato. Si sarà ritirato a curva 1. Il botto ha fatto retromarcia, è uscito e si è andato a ritirare da un'altra parte. Quindi non credo sia colpa sua. Assolutamente non colpa sua. Vediamo, 14 giri intanto. Tanto non so perché. Ah no, perché sì, perché non ho ancora completato i giri. Vedevo alcuni con 14 giri, alcuni con 13. Non hanno ancora chiuso, adesso lo chiude Nuzzo con gomma hard. 24 giri al termine, Matteo. La gara sembra infinita, intanto Mitra abbandona la sessione. Giustamente dalla chat Filo ci chiede se si è incastrato, non poteva riutilizzare il rimposto in pista? Assolutamente sì, poi vediamo, io ho solo ipotizzato perché il rimposto in pista è vietato. Non credo si sia incastrato, però io l'ho visto. Vabbè, in caso andrà in penalità. Sì, esatto. Siamo tranquilli. Su questo. Cioè, se rimposta in pista andrà in penalità. Esatto. Cioè, se non era incastrato e è usato rimposta in pista, va in penalità. Se invece era... stiamo facendo incastrato. Confusione. È più chiaro a loro, ai spettatori, che a noi. Quindi esatto. Stiamo tranquilli. Evitiamo di dire cose e poi ce le usano contro. Sì. Firefox quinto, attaccato da Dade, il presidente contro Dade, che è in box, Simone altra penalità. Firefox continua, perché fa una scelta saggia. Tanto Ranger è attaccato con le bianche a Firefox, un secondo e nove e il primo con le bianche di tutti, con il suo compagno di squadra dietro di lui. Non si è ancora fermato, avrà gomma gialla nuova per spingere di più. Stanno tutti aspettando una cosa molto interessante. Dade è uscito dai box appena dietro Simone, quindi se Firefox e Pinker rientrano adesso in box, mantengono la posizione su Simone, quindi e quindi vediamo se Firefox rientra. Vediamo se il pilota Ferrari rientra. In questo giro mantengono la posizione e poi hanno tantissimo spazio davanti, quindi adesso è il momento per loro due di rientrare in box. 17° giro, deve farne 22 con la gomma bianca, credo sia molto fattibile. La prende con calma il presidente la piscina. Arriva la Lascas. Vediamo Pinchera e box. Va dentro Pinchera. Firefox continua. Peccato, io sarei tratto senza alcun dubbio. Vediamo Simone se sta poi... spingendo tanto, quindi non riesce comunque a mantenere la posizione Pinchera, però... vediamo se Pinchera mantiene la posizione su Simone, In teoria dovrebbe. Vediamo perché se la tiene. Ancora all'ultima curva. Se la tiene, dovrebbe tenerla. Esce Pinchera adesso, sì, la tiene con grande margine. Ci stava anche Firefox, Matteo. Firefox. Dal prossimo giro non credo, perché Simone ha le gomme calde e sta spingendo di più. Ha preso tanti secondi, Lollo! No, Binky. Binky.
Inchi è andato contro muro. Mi stavo preoccupando per il terzo classificato, bandiera gialla ancora. Giacco sì. Rotolava Giacco. Mentre tanto Binky ha anche la posteriore danneggiata. Binky ha la posteriore danneggiata, sì, ma è stato toccato più volte da Mitra. Mentre Pinchera e Dade hanno i side danneggiati, quindi dovrebbero essere o il fondo o le alette davanti, non so cosa. Tanto Firefox ai box. Firefox ai box, gomma bianca. Vediamo forse un giro di troppo, forse. Vediamo se riesce a mantenere la posizione, perché Simone ha un secondo e due, quindi vediamo, potrebbe vediamo, perdere vediamo, la posizione. Vediamo, anche vediamo, 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 vediamo se perde la posizione sulla destra. Sta uscendo Pinchera adesso. Mi sa che sta davanti. Pinchera sta davanti. Ha perso tutte le posizioni Firefox. Ha perso tutte le posizioni. Ora sarebbe virtualmente ottavo perché Simone ha la penalità. Chi si è schiantato? La Red Bull di Ghost Hunt, eh? Credo abbia rotto qualcosa. Salvo, è entrato Solda. Entrano Salvo e Solda. Entrano Salvo e Solda. Deve cambiare anche. Ha cambiato anche là la Solda, non credo. No, non credo. Ho visto i meccanici lì davanti. No, no, due, non ha 2.26 ha di pit. No, non ha cambiato niente. Ha cambiato niente con Salvo che Giacomo ritorna. Esce e ritorna leader. Entra da leader. Esce da leader. Con Ranger ancora in terza posizione, non si è ancora fermato. Nuzzo quarto. Quinto Lollo che ha appena messo gomma bianca. E credo che per lui l'obiettivo massimo sia il podio, perché ha 22 secondi da Solda. Non credo che possa arrivare. Di una safety car, ma che non esce qui, quindi è uscita solo in A2, incredibilmente. È uscita in A2 contro ogni pronostico, non si sa perché è strano che esca tutto questo gioco a Monaco, però è uscita, non si sa. Magari è chi l'ha causata, che ha un nome magico. Veramente peccato, Salvatore Firefox, che ha sbagliato strategia, sbagliato di un giro. Perso un secondo un in mezzo, giro sì. Prima, un giro prima e si trova da. Salvo! Salvo penalità, ma anche Solda penalità. La fetta con Chalance. 6 secondi di vantaggio, stessa penalità. Al momento adesso rivediamo la gara di Monaco, che purtroppo abbiamo visto nelle altre gare, che non avevamo visto fino adesso, cioè con tutti i piloti molto distaccati. L'unica bagarre è Simone Dade con Firefox, che adesso nei prossimi giri scaderà le gomme e arriverà sotto al duetto. Esattamente. Intanto vediamo dalla chat se scrivono qualcosa. Matteo, vedi qualche domanda, chat, qualche commento? Erano contenti di Firefox per il P9, fanno i complimenti a Pinchera per la strategia, che è stata giustissima quella che dicevamo in chat, no? Vedere Dade, poverino, sacrificato, no? A fare il primo pit, vedere dove esce. Simone l'ha persa. Simone l'ha persa e Dade passa. Binky, lascia passare tutti. Simone a muro. Simone Amuro e Firefox non riesce a passarlo. No, ma presumo che Simone vada a cambiare l'ala, quindi. È lento Simone. Quasi Firefox lo prende. Lo fa passare. Molto reattivo il presidente nello schivare il pilota anche Mercedes. Il capra muro. Si prende P8 e il capra al muro, e il capra al tredicesimo. Quindi nessuno guadagnerà delle posizioni. Tanto Simone taglia la chicana, perché tanto ha rotto l'ala per non ostacolare il presidente davanti a lui. 18 secondi, 22 secondi di stacco di Lollo da Solda. Ancora Binky a muro. Io credo che per Binky andare a letto potrebbe essere una soluzione, secondo me, più che giusta. Piacevole, diciamo. È più piacevole. Magari
magari un po', sta un po' più comodo invece che girare a Monaco con e va avanti. La posteriore danneggiata. E va avanti, va avanti, va avanti. Non so cosa, vabbè, mantiene cosa stia facendo. Impegno. Magari si diverte a guidare. Si diverte a guidare, sono contento per lui. Io quest'ora mi divertirei bene sul mio letto a dormire. Oh, tocca al muro magari, anche lei. Magari vuole rubare il giro veloce, vuole mettere il suo timbro e levare un punto. E levare un punto. Può darsi. Vediamo intanto i distacchi. Sono ancora lì con Lollo che è a 9 decimi. Danuzzo che ha appena preso penalità. Vediamo se Lollo ci regala un altro sorpasso. Facciamo un po' esaltare gli spettatori che ci stanno osservando. Sorpasso clamoroso all'esterno del tornantino di Lollo. Vediamo se riesce a sorprenderci ancora. Ma sarebbe un po' inutile il sorpasso. Un secondo e uno però adesso, però. Sarebbe un po' inutile perché tanto le due Alfa Tauri devono ancora rientrare in box dietro a piccare a 6 secondi. Anche se li supera, comunque poi a 20 secondi da solda. Quindi secondo me la sua gara finisce qui. Deve fare questi 16 giri che mancano, 17 giri che mancano. E basta. Una bella passeggiata per la Costa Azzurra. È vicino Lollo però. È in Costa è vicino Azzurra. Lollo però. Sì, vicino Lollo. Non lo so, Binky mi si è schiantato ai box. Intanto sì, Lollo è vicino. Lollo è vicino. Binky si ritira la sessione. Mi ha ascoltato, ha fatto bene. Bravo Binky, vai a dormire. Bravo Tommaso. Sotto il tunnel. Sotto il tunnel, azione Leslo. Passa sotto il tunnel Binky. Anzi, Lollo, scusami. Dopo il risultato, Lollo si prende la posizione. Torna quarto. Adesso poi virtualmente sarà sul podio. Perché il Ranger si dovrà fermare. 22 secondi di distacco. Ora 25. Da solda è salvo. E quindi credo che per la sua gara, come risultato massimo, può essere il podio. Deve essere contento per quello. E perché qui a Monaco 5 gare è difficile. Ma infatti qui bisogna solo giocare di strategia e pensare a come prendere più punti possibili. Adesso l'unico che potrebbe prendere più punti quello che ha è Solda. Cioè deve aspettare, deve mantenere comunque il distacco più di 20 secondi da Lollo. Ultimi X giri, ultimi 3-4 giri, rientra per mettere gomma rossa. Se vede che non riesce a riprendere sempre, salvo. Rientra sempre rossa, con un veloce distacco perché poi ha penalità lui, i 3 secondi devi stare. Sì, vabbè, ma se rimani comunque davanti ai 4 giri di gomma rossa rispetto a Bianca. Ah no, certo, vai un altro favore. Binky abbandona. Bravo Tommaso, spegni la TV. Abbandona la sessione, bravo, bravo. Che mi ascolti. Intanto 7 secondi da Salvo e Solda. Salvo, nonostante sia primo, in tranquillità sta spingendo. Quasi sfiora il muro qui del casino. Sta andando veramente forte Salvo, comunque ma aumenta. Rallentare è pericoloso, rallentare è pericoloso. Se hai il tuo passo devi mantenere quel passo lì. Se tu rallenti è il momento giusto che sbagli, soprattutto in una pista così dove non puoi sbagliare, devi mantenere il tuo passo. Non puoi distrarti e rallentare di troppo. Puoi prendertela un po' più con calma, puoi abbassare il errore di Toranto. Ranger e Nuzzo vanno i box insieme. Così. E il presidente in sesta. Presidente posizione. Sesto. Presidente sesto, poteva addirittura finire quarto il presidente. Quinto, se, dai. Se, comunque quinto, non, quarto, quinto, sì. Finché è stato perfetto con la strategia, quindi. Ah sì, qua è qua, quinto, sì. Davanti a Dati. Finché sì. era davanti a però farlo, la penalità è dietro l'angolo, eh. Esatto. E Dati è incollato a Luigi. Quindi vediamo se ci sarà un ordine di scuderia o sarà battaglia vera tra i due. Credo battaglia vera. È vicino adesso. Vanno sotto il tunnel ora. Con Pinkera che va all'esparmio dell'Ers. Perché ha 5 di Ers. Ne ha 35 il suo compagno di squadra. Salvo guadagna 4 decimi nel settore centrale intanto. Su Solda. Si sono rilanciati adesso un altro giro. Sono al tornantino. 27 secondi più 3. Vai, sì, possiamo fare un sondaggio? Vai, vai. Anche se mi sembra un po' relativo adesso fare il sondaggio, nel senso 7 secondi
No, no, no. Possiamo fare il sondaggio della vittoria, ma 7 secondi di vantaggio di Salvo, quasi 8. 27 secondi tra LOL e Solda. Le diciamo che non escono. Uno fa passare. Dade prende la quarta posizione perché ha molto più passo. Firefox adesso ha guadagnato un po'. Perché Pinchera ha dovuto lasciar passare il suo compagno di squadra. Evidentemente sono molto chiare le gerarchie magari del team Hatch, ma in campionato non è così chiara, non è così netta la differenza dei due piloti. Magari aveva molto sono più passo e erano in gruppo insieme. 37 punti Pinchera, 35 punti Dade, quindi in realtà Pinchera ha punti fatti. Che alla fine arriva a fare. Ha rotto là la Pinchera allora, scusa. Ha rotolato. Pinchera procede rotolata lentamente. Vediamo Pinchera front wing. Sì, Pinchera ha danneggiato l'ala anteriore. E ha rotolato la Pinchera. Vediamo se va in box o resiste. Credo resista. Sì, non ha senso andare in box. Prova. Non ha senso andare in box. Il presidente è vicino. Il presidente arriva. Un secondo e zero. All'attacco della quinta posizione. E non devono scherzare più di tanto perché dietro arrivano le Alfa Tauri, soprattutto Ranger, con gomma gialla. Quindi se c'è una possibilità di sorpasso, ce l'ha. Lui e ce l'ha. Sì. Simone intanto si prende la decima posizione su Giaco, ci siamo persi il sorpasso, dovrebbe essere all'ultima curva, alla San Devotto mi sembra l'ultima curva. La scassa? Quindi la scassa, la scassa. La prima... scassa, è l'ultima curva, la Rascas e il tornantino è la penultima. Intanto Simone incollatissimo a Ghost Hunt. Quasi lo tocca. Sono incollati. Simone è attaccatissimo. Vuole andare all'interno qui, va dentro. Dentro Simone. Torna tornantino ancora entrambi, si può fare in due. L'ha fatto prima Lollo. All'esterno Simone si prende la fotocopia del sorpasso di Lollo. Che sorpasso ha fatto Simone? Si è buttato dentro cattivo, si è preso la posizione su Ghost Hunt e l'ha ribadito al tornantino. E adesso può scappare via con il presidente che è sotto un secondo di Pinchera. Bel sorpasso, non pulito, forse anche diciamo che Ghost Hunt, diciamo che Lollo l'ha fatto più pulito. Diciamo sì che Lollo non si sono toccati, qui è proprio entrato dentro, nella realtà avrebbero spaccato un bel po' di pezzi. Intanto è vicino, è vicino Solda che deve superare Simone. E adesso ha DRS, prende anche DRS, ma tanto è 8 secondi e 6, quindi non credo... 8 secondi e 5, adesso 8 secondi e 5 di distacco, Salvo non... risentirà di questo uso del DRS e dell'ERS da parte di Solda. 8 e 4, perde un decimo con il presidente sotto Giaco. 6 decimi ogni volta si è girato Giaco, peccato perché Giaco era si in gira una posizione virtuale in virtù delle penalità di costante di Simone. È arrivato Ranger. Ranger ha preso 2 secondi in un giro. La gomma aiuta E si è riportato lì. Vediamo se il presidente mostra gli artigli e si vuole tenere la sesta posizione, vuole andare a caccia della quinta. Ma guarda quanta più velocità ha Ranger, quanta più trazione e quanto più grip ha con questa gomma. 11 giri alla fine. Bandiera gialla e capra. Bandiera gialla e capra. Passare Lollo. No, nello doppiaggio. Turbo, scusami. E farei anche i complimenti a Turbo perché è l'unico che si è fatto da parte in questo Gran Premio per farsi doppiare, nonostante ci sia il ghost attivato, però diciamo sarebbe gradito, no, far passare. Riconosciamo e ringraziamo per la sportività, se mi dire così. Vediamo Ranger attaccato, 9 decimi, ha perso un po', ma ha perso anche un po' di terreno Firefox, era 6 decimi e 30, ora 8 decimi e 60, 8 decimi e 50, sta scendendo, 8 decimi diventano 7, non riesce ad avvicinarsi tantissimo, nonostante abbia DRS. Facciamo un sondaggio per vedere anche cosa pensa la chat.
Al posto di Sol, da voi tra 5 giri rientrereste per mettere gomma rossa per fare il giro veloce o non ha un pit stop libero? Posizione? Sì, sì, con un pit stop libero ovviamente c'ha 32 secondi di vantaggio, però magari uno pensa non lo faccio perché può andare male qualsiasi cosa, no? Se vado faccio il giro veloce posso prendere un muro, mi posso rovinare la gara. Vediamo se facciamo questo sondaggio per capire un sì e no secco. Che ne dici, la regia? Io non rientrerete in box al posto di Sol per il giro veloce, sì, no. Un po' lunga. Ah, fuori il sondaggio. Fuori il sondaggio, io non saprei cosa fare. Però non secco. Saprei cosa fare, però uscirei, sì. Io andrei box. Al momento siamo a 11 voti sì, quindi nettamente proprio grande talent. E c'è anche un secco tra di noi. Binky e Cazza, scusami, Dade ha recuperato tanto su Lolla, 5 secondi e mezzo. Lollo che 5 non secondi sta e 5, non sta usando l'ERS, invece lo sta usando tantissimo. Dade, sì, quasi finito. Sì. Prego la regia di non di smetterla di comprare il bot, non so cosa faccia per il sondaggio. Adesso ci sono 52 voti sul secco, non so chi sia. 52 voti sta comprando i voti. Allora 65 voti di secco, 31 di sì, ne ha più di 100 voti di sondaggio. Ora ci bannano il canale perché abbiamo troppi voti rispetto ai spettatori. È vicinissimo Ranger, intanto attaccato a Firefox che ha perso un secondo da Pinchiera, che sembra aver trovato un po' di ritmo, un po' di equilibrio con la sua gomma. Ranger è incollato, ma davanti il presidente. Qualche azione cattiva sul presidente potrebbe costare molto cara la stagione. È vicino adesso 7 decimi, 3 decimi, apre DRS adesso Ranger. Usa tutto l'ERS, lo vuole attaccare a curva 1, stai attento Ranger. Lo dico per il tuo bene, stai attento dove attacchi. Adesso vanno su, dopo la santa devota. 8 giri al termine. Il sondaggio lo vince secco con 198 voti. Mamma mia, Ranger era vicino, mamma mia. A tamponare il presidente. Ha rischiato la patente qui. Sta rischiando il sedile. Come rischiare il sedile della categoria Master. Sorpasso al presidente, sono 3 punti patente. Esatto. Poi, ma anche 30 tamponi, penso almeno 10. Sì. Poi fagli perdere la sesta posizione, che sarebbero i primi punti, se non sbaglio, in Master in questa stagione. Controllare, presumo di sì. I primi 8 punti della stagione se li vuole tenere stretti. Se li vuole tenere stretti il presidente, quindi stai attento Ranger, dove vai? È vicino, esce molto bene. Esce molto bene Ranger, però non usa l'ERS. Il presidente si sta gestendo benissimo l'ERS, 50%. Presidente ha esperienza, non siete collato in quarto 12. È collato Ranger. Può andare, ha toccato il muro presidente, vediamo se è rotto là. Non credo, no, ce l'ha ancora. Tanto... Non era così in ansia da quando ha incontrato Obama alla Casa Blanca. Esatto, qualcuno ha rotto là davanti. È turbo con Ranger che quasi tocca al presidente. È vicinissimo. Attenzione. Rimettiamo intanto la pena di morte qui. Esatto, il distacco. Il distacco di Dade Loll era sempre 5 secondi. 8-5-5, cambiato di 60 millesimi. Anzi, adesso è di 50. Ora ritorniamo a 20. Sempre ancora 20, un decimo. Sono sempre tutti sullo stesso passo. Ora 5 e 7. Con il presidente che fa fatica. Fa fatica il presidente a tenere dietro uno con gomma gialla. La prepara meglio. Prepara meglio l'uscita Ranger.
È vicino. È vicino, apre l'ERS. Scuda. Il pilota Alfa Tauri ha perso in trazione. Arriva la Santa Devota, adesso la taglia meglio il pilota Alfa Tauri perché ha un vantaggio di gomma. Turbo vai box intanto. Tredicesimo, tanto costante, rimane virtualmente in decima posizione. Anzi, mi sa realmente perché già qua penalità. Ora l'unico sotto il secondo è Ranger. Tanto il Capra davanti a Firefox lo lascia passare. Tanto è Ghost, quindi non c'è bisogno. Per quanto riguarda il giro veloce, deve stare molto attento Solda, non rientrare troppo presto perché poi potrebbe dare la possibilità anche a Salvo di rientrare in box. Esatto. Sempre se vogliono rientrare, perché 25 certo. Punti a Monaco, farne 26 sarebbe perfetto, ma rischiare di farne 0. Poi il giro veloce, vittoria, sempre rimanendo primo perché non ha mai perso la prima posizione. Quello è... Poi gli manca il campionato e la 24 ore di Le Mans e poi esatto. Salvo potrebbe vincere la tripla corona, come si chiama? Esatto. Quella che ha vinto io, esatto, nel 1950. Esatto, quando si correva avanti ancora con le macchine... No, con le bighe. Ah, ok. Viva la biga. Quattro giri alla fine intanto, 7 secondi e 3, ha perso un po' Solda che ha perso un po' Salvo che sta perdendo un po' di tempo, Costante si ritira e quindi Giacco si prende la top 10. Scaleranno tutti, quindi tredicesimo chiuderà Costante e il Capra dodicesimo, Turbo undicesimo. Tanto Dade prende 5 decimi. Il presidente deve evitare la macchina di Ghost Hunt perché è ferma lì alla chicane al porto, quella che incontrerà Salvo, sotto anche che ha appena incontrato Salvo. È un vantaggio per Firefox perché così può sfruttare anche lui un minimo di DRS e non essere solo preda ma anche predatore. Sì, devi stare sotto il DRS di Pinchera se vuole avere un'opportunità per difendersi senza dover usare troppo ERS. 6 secondi a 4, sta perdendo tantissimo Salvo. Ha preso un secondo in questo giro. Con Solda che ci crede, sono 3 giri alla fine, deve prendere un secondo e mezzo a giro. Gira in 13.9 il pilota Red Bull. 13.9 il pilota Red Bull, in quanto ha girato Salvo, ha girato in 15.7. 15.7. Prende un secondo e mezzo. Vediamo se ha rotto l'ala. No. Sta andando tranquillo. No, La benzina è ancora a posto. La vediamo benzina di Salvo non è comunicata in telemetria, mentre Sol e Lollo hanno 4,3 kg di benzina. Sembra abbia un problema. Sta andando un po' più piano Salvo, non so se ha problemi. Sta facendo quello che ti dicevo prima che non bisogna fare, cioè rallentare di botto e non andare col tuo passo, perché adesso rischia solo di fare 5 danno. Secondi a 0. 3 giri alla fine, che ora diventeranno 2. 4-8. Era 5-9 all'inizio del giro. Ranger penalità. 4-5. Gira in 14.7 Salvo, sta arrivando Solda che fa 1.13.731. Adesso va alla caccia. Ma mancano due giri. Mancano due giri, non so se ce la fa il pilota Red Bull. 4 secondi e 4, 4 secondi e 3. Può darsi che sia crollata la gomma, come dice Peppe, può darsi, abbia ragione. Potrebbe essere, ma ha fatto un giro in 15.9 e quello subito dopo in 14.7, quindi probabilmente sta gestendo. 4-1. Ha alzato il piede, sì. 4-1, dovrebbe adesso aver ritrovato un po' più di ritmo. 38 secondi di distacco da Lollo. Il presidente ha perso la posizione su Ranger, che però ha penalità. Attenzione,
Il presidente deve rimanere attaccato a Ranger se vuole riprendersi quella posizione. Adesso a DRS può rimanere attaccato. 3-9. 3-9. Sì, per me l'ha fatto proprio passare. 3-7. 3-6. 3-7 ancora. E qui solda, però deve spingere, deve usare l'Earth se vuole. 13-9. Ci vuole proprio provare. Ormai rientrare in box per il giro veloce. Voglio vedere quanti secondi di penalità. Ah, problemi di benzina. Allora ho visto bene. Avevo visto bene che la benzina di Salvo lampeggiava. Allora ho visto bene. Allora ho visto bene. Perché prima ho visto qualcosa di strano nel simbolino della benzina. Vediamo intanto Salvo anche quanti Lollo, eh. Anche Lollo secondi di penalità. Lollo è sotto. Lollo spiace. Attenzione, Salvo ha una penalità e due avvisi. Pinchera sta rischiando. Si è girato Pinchera. Però Ranger lo fa ripassare. Non so cosa sia successo. Ho visto Pinchera Ghost cosa girato. Sta succedendo? Clamoroso colpo di scena. Pinchera si gira con Dade che adesso ha 20 secondi. 3-1. Guarda, non dà full gas. Attenzione alla benzina di Lollo, eh. Attenzione alla benzina di Lollo. Salvo non dà full gas nelle curve, in uscita dalle curve. Sembra che stia facendo un lift in costa. Hai fatto i 2 secondi, ha perso 4 decimi in una curva. Sta gestendo la benzina. Sta gestendo la benzina. Per forza. Ultimo giro. Ultimo giro scatta ora. Con Salvo che affronta per l'ultima volta il casino. Affronta per l'ultima volta la fine del primo settore. Affronta per l'ultima volta il tornantino. 2 secondi e 3. Benzina! Benzina, guarda la benzina! Guarda la benzina rossa, Matteo! È arrivata! Sì, anche Solda e anche Lollo. E anche Solda e anche Lollo. Affronta per l'ultima volta la chicane del Porto. 0,6 kg di carburante totale. Affronta per l'ultima volta il tabaccaio. Ultima volta le piscine. Ultima volta la Rascas. Ultima curva. Signore e signori, TMR Salvo vince il Gran Premio di Monaco. Chiude secondo Solda e Lollo. Bisogna aspettare 41 secondi con Dade a 4 secondi e 5. Il presidente settimo, ma diventerà sesto. Attenzione alla benzina, Lollo. Attenzione bandiera alla benzina. Gialla, benzina Lollo. Attenzione Lollo, benzina. Benzina. È finita? Non va. Lollo non va, finisce non la va. Clamoroso colpo di scena. Clamoroso colpo di scena. Vediamo Dade. Gran Premio 2, di Monaco. 2, non va la benzina, Lollo. Sta arrivando Dade. Che può prendersi il podio. Mi sa che se lo prende. Mi sa che si prende il podio, Dade. 1-1. È lì. È lì, Lollo se lo prende. Anche Ghost. Se lo prende, si prende il podio. Clamoroso, lenta, clamoroso lenta, colpo di scena. Si prende il podio con Pinchera che è troppo lontano e Lollo chiude quarto. Incredibile colpo di scena, Dade sul podio. Sarà disperato il pilota McLaren. Ma Pinchera è incollato con Ranger a 7 decimi dietro, ma penalità. Sta arrivando Firefox intanto. Pinchera chiude quinto. Arriva Ranger sesto, ma un applauso per il presidente che prende i suoi primi 8 punti nel Gran Premio di Monaco, nella categoria Master. Un applauso a Salvo, bel secondo posto solido di Solda, intanto Firefox pilota del giorno. Ma Lollo, ha finito la benzina, non che va, peccato. Non va. L'ha detto bene Matteo, l'uscita dalla chicane del Porto. Incredibile colpo di scena. Salvo passa sotto il tunnel ed esulta. Si prende i 25 punti, si prende la pole in qualifica. Tutti i giri da primo, anche ai box. Prima ai box, esce dai box, entra i box sempre primo. E chiude la gara un po' lasciandoci un po' tesi verso la fine. Ma stava gestendo la benzina che Lollo
non ha gestito forse troppo bene, gli è costato il podio. Salvo Vece, il campione di Monaco chiude sotto al secondo, Dade terzo, Lollo quarto, Pinchera quinto, Firefox sesto, ottima gara, Ranger settimo, Nuzzo, Simone Giacco i primi dieci, Turbo il Capra Ghost, Binky Mitra e TMR Toxic. Spot and go e adesso le interviste. Ci siamo con le interviste post gara. Partiamo non dal podio, partiamo prima dal pilota del giorno, il presidente, signor presidente. Buonasera. Non ci posso credere. TMR Firefox, buonasera. Non ci credo, mi hanno fatto arrivare al podio, al pilota del giorno. Pilota del giorno. Ma podio non esageriamo. No, non esageriamo, ma sono contento come un ragazzino, come una Pasqua, veramente. Ti faccio domanda subito e... Sono scarso. No, quello no, hai fatto veramente una buona gara. Stavamo parlando con Matteo, forse hai sbagliato il giro del pit stop, perché se ti fossi fermato il giro prima saresti stato davanti a tutto quel gruppetto che poi ti sei trovato davanti a fine gara. Hai sbagliato o ci hai pensato? No, ci ho pensato, però mi ha illuso il fatto che vedevo ottavo, settimo, sesto, allora quinto, mi ero gasato tanto, però onestamente ci avevo pensato. Fatto prendere. Sì, volevo entrare al decimo, undicesimo giro per fare, diciamo, per poter evitare, visto che stavo sul, diciamo, con gli altri, pensavo di anticipare la sosta, però poi mi sono fatto un po' trasportare dalla foga. Sì, tra l'altro... Però va bene così, mi sono divertito. È la strategia che ha poi scelto Luigi Pinchera, che poi ha pagato, esatto, perché sì, ha preso tantissime posizioni. Sì, ha fatto una buona gara. L'ho fatto, lo volevo fare pure io, però mi ero fatto prendere. Ero un po' dietro Dade, vedevo che ero dietro a Davide, quindi ho detto, ma cavolo, sono dietro a Dade. Sono proprio scarso, non so, rimango. Però sono contento, ragazzi, sono contento, mi sono divertito, bella gara, pista difficile, complicata, va bene così. Ottimo, grazie mille. Grazie, signor Presidente. Vediamo se Matteo ha qualche domanda o qualche considerazione. No, nessuna domanda, solo complimenti. Sofferto, già, perché a parte stai parlando con il Presidente. Lo lasciamo liberare, poi sì, non si può dire niente al Presidente. Cioè, non puoi neanche giudicare stato, il Presidente, perché rischi il posto, perfetto. Quindi... Io non avrei fatto nient'altro. Spero di essere confermato anche per la prossima gara. Sì, assolutamente. passiamo al podio, ringraziamento tanto per il suo Presidente. Passiamo al podio. Dade, buonasera, inaspettato, ragazzi. Guarda, subito ti faccio la domanda, quando hai visto Lollo lì con la benzina dall'uscita della chicane del porto, quando anche Matteo ha detto in telecronaca non va, che cosa hai pensato? Hai detto, che fortuna? No, mi spiace per Lollo che ha colato male, però questa qui era una pista da studiare bene anche da quel punto di vista della benzina. Ma infatti eri l'unico dei primi quattro che hanno chiuso, i primi tre avevi più benzina, sì. Sì, non so per tutti gli altri tre non ce l'avevano. Forse perché confronto alle prove sono andato molto più piano del solito. Avevi come sui 3-4 giri in più, ma sempre meglio così.
per me mezzo, così, okay. Sì. Ok, per capire un attimo. Sto studiando nel frattempo. Okay. Tanto ringraziamo Dade, complimenti per la terza posizione. Passiamo al secondo classificato, Tiemere Solda, ciao Solda. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, ciao, Includi l'audio, Solda, includi l'audio. Ok, perfetto, ci siamo. È il mio lavoro, scusate. Gara un po' complicata. Volevi provarci lì all'inizio, visto in partenza, ti hai rimesso abbastanza storto per stare vicino a Salvo. Cosa hai pensato quando verso fine gara da 8 secondi sei iniziato a passare a 5, 4, 3? Ci credevi oppure pensavi che Salvo stesse gestendo solo? La stessa cosa di Dade, che culo. Che fortuna, sì, però poi ho detto a un certo punto sarà gestendo la benzina come ho fatto io nei giri precedenti, dunque un pochettino ci credevo, però dai, in Spagna ho fatto terzo, qui ho fatto secondo, magari la prossima. La prossima a Baku, ci speriamo porti fortuna, vediamo se Matteo ha qualche cosa da dirti. Sì, una sola cosa che ne stavamo parlando anche con la chat durante la diretta, se avevi pensato a rientrare per fare il giro veloce, visti i 30 e passa secondi di vantaggio dal terzo pilota su Lollo, per prendere un punticino in più. Mm-hmm. Sì, ci ho pensato, però ho visto che Salvo stava perdendo tempo, e dunque ho detto, vado in box, oppure provo a giocarmi la vittoria. Sono andato per la seconda, dunque è finita così. Infatti la mia mente malata aveva pensato magari che Salvo aveva rallentato apposta per non farti rientrare per fare il giro veloce, però poi era un po' troppo filosofico come ragionamento. No, Salvo non chiuderei io questi ragionamenti. È malefico. Salvo ha guidato benissimo. Sì. Ma pure te sei andato comunque, cioè avete dato 30 secondi a tutti gli altri, anzi di più, perché Lollo era a 40 secondi, esatto. Quindi, insomma, parliamo di una gara perfetta di entrambi, sì, e la situazione ha voluto che Salvo era davanti per meriti in qualifica, e è andata così, però complimenti anche a te. Grazie. Passiamo al vincitore, primo classificato, Tiemere Salvo, ciao Salvo. Buonasera. Ciao, buonasera. Intanto, pole position, parti primo, entri in box da primo, fai il pit stop da primo, esci dalla pit lane primo, vinci la gara. Non posso farti solo i complimenti, non ho domande da farti. Solo verso fine gara, quando stavi perdendo del tempo con Salvo, stavi gestendo, con Solda stavi gestendo, oppure eri un po' più in difficoltà con la gomma? Mi sono ricordato di aver selezionato poca benzina, ho dovuto rallentare un pochino, tanto avevo il gap, okay. E sapevo di non dovermi prendere i rischi. Ok, allora sì, come ho detto in telecronaca che stavi risparmiando la benzina, infatti si vedeva anche nelle curve che frenavi, cioè rallentavi prima di frenare. Sì, ho visto che stai facendo la sesta così nel primo settore. Esatto. Facciamo esaltare un po' la gente. Quanto avevi in qualifica? Io ho fatto quel tentativo un po' più soft, però nel secondo che ho fatto con meno hertz, cioè nell'ultimo tentativo, proprio l'ultimo, mi ero migliorato di un decimo, poi l'ho scodata e va bene. Quindi sul 9, il 9 lo avevi? Sì. Il 9 lo avevi. Ok, per esaltare... rispondete al presidente. Cilio, chi lo vince questo mondiale? Wave. Ah, Wave non c'è, sì. Wave Non lo so. Oggi assente, ha degli impegni. Quindi non so cosa stia facendo, perché Salvo comunque ha fatto una bellissima gara. Al momento Salvo è primo in campionato, ragazzi, quindi attenzione. Quindi Salvo a 115, Wave a 105, quindi sono 10 punti di vantaggio per Salvo. Quindi non adesso è più così scontato. E Solda sta prendendo il via. Sì, Solda sta migliorando tantissimo, quindi sarà un bel finale. Grande Salvo. Non è facile gestire la pressione. Poi a Monaco. Dai, ottimo, bene, ci siamo. Grazie, ringraziamenti a tutti. Chiudiamo, sì, che qui sono le 11:30.
un po' di Salvo ninde per tutti quanti. Esatto. Ci siamo. Il presidente deve andare anche... al G20. Sì. Ti aspetta l'aereo presidenziale. Per l'Indonesia deve andare. Di una docetta, poi andiamo a stringere qualche accordo per il prossimo anno. Per la riconferma. Grazie mille, salutiamo un tutti, abbraccio, salutiamo a tutti e buona fin di serata. Buonanotte. Notte. Buonanotte.